Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo episodio di Pokémon Rubino, il prequel. Non ho capito neanch'io come sarebbe la trama perché, un prequel tipo, non ho capito neanch'io. Comunque sì, l'inizio è uguale agli altri, quindi. Vieni qua veloce, vediamo cosa c'è. C'è. Come si chiama? La palestra di Petalippoli. Riportiamo questo coso qua. Sì, solito. Aspetta. Uno degli amici di papà vive qui. Si chiama Professor Birch. Si vive qua accanto e vatti a presentare. Ok. Credo sia qui. Palle. Sì, tu sei Nickers, il nostro nuovo vicino. Ciao. Ciao anche a te. Abbiamo una figlia che ha la tua stessa età. Era molto eccitata di fare nuovi amici. Ed è di sopra, ok, vediamo un po'. È qua. Ok, Pokémon sistemati. Oggetti a posto e chi sei tu? Ah, tu sei Nigret, sì, lo sono. Quindi ti sei trasferito oggi? Sono me, io lo dico mei. Felice di incontrarti. Io ho il segno di Ah, ho sogno di diventare amica di tutti i Pokémon del mondo. Ah, sì, mio padre mi ha parlato di te e. Ah, sì, pensavo che potessimo essere amici e ti ho appena incontrato e. Ah, dimenticavo. Devo aiutare papà a catturare qualche Pokémon. Ci vediamo dopo. Ok. Comunque, sì, che devo fare? Sento che qualcuno è. Che stava urlando di là. Aiuta. Sì, solito, un cane. Ha violenza su. Quello più figo. È Mudkip, che da un po' che non lo uso. Classica lotta. Mando avanti. Fatto. Sì, ero nell'erba alta quando mi ha attaccato. Grazie per avermi salvato. Tu sei Nigrit. Non è il posto migliore per parlare. Andiamo nel laboratorio, vero? Ok? Dunque, ho sentito molto parlare di te da tuo padre. Ho sentito che non hai ancora un tuo Pokémon, ma da come ho combattuto prima, sì, ti sei dimostrato valido. Sei proprio il sangue di tuo padre nelle tue vene, sì, solita roba. Sei proprio figlio di tuo padre e non sei una merda. Sì. Come ringraziamento per avermi salvato, io ti darò il Pokémon che ho usato prima. Ho ricevuto Mudkip, No, non voglio dargli un soprannome. Non dimmi che l'ho nominato Spazio. Perché è bello un Pokémon che si chiama Spazio. Ah, secondo te Pokémon tieni esperienza. Ok, sì, è nel percorso 103. Sì, ok, vado a incontrarla, va bene. Vado subito. Di qua. Cos'è questa qua, scusa? Sono stato teletrasportato. Benvenuto nella Warp Zone. Da qui. Puoi trasferirti attraverso gli episodi liberamente. Però prima parla con la gente a sinistra per essere pronto per la tua avventura. Grazie per aver potuto giocare alla mia ROM. Sì, questo qua è il creatore. Il tuo amico Kisamegger. Chi è sto qua? Mi sa che è il creatore. Vuoi tutte le. Tutte! Ci penso. Se no. Ok, va bene. Vuoi tutte. Che cavolo, grazie. Andiamo? Tutte te le dà, eh. No, ho fatto di nuovo. No, basta così, ok, basta. Andiamo questo. Puoi correre adesso. Bello. Wow, guarda con che velocità. Ma leggiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Leggete. Avete letto il terreno, vero? Io direi 1 per cominciare.
Cominciamo bene. C'è un Kyogre qua. Argarg, capitano di nave. Classi. Kyogre livello 5. Mudkip livello 5. 99-99. Ma se faccio Luxury Ball, vediamo un po' Luxury Ball com'è. Ah, quella. Vabbè, ho capito, capito. Sì, no, non farmi fuori. Sarò stupido io. Rifacciamo. Sì, stessa cosa. Però questa volta uso la Master Ball. Ecco qua. Preso. Sapete già tutto. A pagina 2 non l'avevo letto. E qui invece che cavolo è? Mystery Cave. Cosa misterio? Non si vede nulla. Cos'è? Mi dice che posso andare, ma non posso. Non lo so. Ah, un'altra Mystery Cave. Vedo delle rocce messe lì a caso, ma non vedo. Non vedo via d'uscita. Di qua forse? O nulla è. Di qua sono tornato su. Ma meglio andare indietro. O niente. Ah, mi sa che ho trovato una via d'uscita. Sto andando to totalmente a caso. Cosa ho detto io? Quanta gente messa qua così. Non posso aspettare di vedere che tipo di fossili troverò oggi. Qua non c'è niente. E ho perso il mio preferito Scarf. Come quando stavo venendo qui per cercare fossili, mi serviva veramente. Mia mamma diceva sempre che trovare fossili non è un vero lavoro. Ma non mi interessa, io li cerco lo stesso. Bravo, filosofia di vita. E come raggiungo lì? Ma perché devo sempre incastrarmi in qualche punto? Non so, qua non si capisce nulla. Di qua, giù, su. Ah, ecco qua. E questo è? Fune di fuga. Mi serviva. Non mi serviva, mi serviva quella là. E via. Dove arriviamo? Qua. Io direi di andarci di nuovo. Nella 3 stavolta. 3. E dov'è? Dov'è? È tardi e mia figlia non è ancora tornata. È lì. O non è questa qui? Ha detto che stava andando al percorso 103. Ma non è ancora tornata. Potresti andare a cercarla? Ok, vado subito, eh. Dov'è? Sono spawnato qua. Si lavora Pokémon coso. Fatto. Percorso 103, dov'è il percorso? Eccolo qua. Qua. E ti ha mandato a cercarmi, ma non ho ancora capito che non sono più una bambina. Beh, sembra che non abbia scelta. Andiamo indietro. Io vado un po' avanti, che è ancora di che mi aspetta. Fa niente. Il mio Pokémon. Ah, sì, sta diventando stanco. Dovevo portare delle pozioni. Ma cosa? Voglio vedere se c'erano altre opzioni. Oltre a 1, 2, 3. Il quarto dove mi porta? Complimenti, allenatore scelto. Mi è stato selezionato a partecipare in un numero di eccitanti challenge. Primo, cominciamo con una semplice. Se riesci a passarlo, ti spiegherò in più dettagli dopo. Non posso tornare indietro, evidentemente. Facilissimo. Questo qua. Bravo per aver completato la prima sfida. Ma quella era facile. Sei pronto per una più difficile? Credo sia facile anche questa qui. E adesso su. Non è difficile. Appunto, non era per niente difficile. 5 secondi ci ho messo. Sei bravo. Tempo di rendere più difficili. Per la prossima c'è una domanda scritta sul segno arancione qua davanti, cioè questo qua. Ci sono tre possibili risposte, ma solo una è corretta. Solito. Ah sì, solo l'unica potrà portarti dall'altra parte. Non prendere il pavimento ovvio. Ah, quello lì, rosa. Che c'è scritto? Che Pokémon è l'evoluzione di Surskit? Dai, una cazzata. No. Sì. Dai, ovviamente. Ma se tocco quella rosa, che succede?
Buon lavoro per aver trovato la soluzione giusta. Eccone un'altra, vediamo. Qual è il nome del secondo Elite dei Super 4? Glacia, Luffy, no, SpongeBob, sì. Phoebe, Mario. Io dico che sia Phoebe. Ho indovinato. Sì, non lo sapevo, sono andato a caso. Era una tra la prima e la terza. Ok, abbastanza con quelle domande stupide. Vediamo se puoi uscire da questo labirinto. Se passi questa challenge ti farò vedere chi sono veramente. Ok. Complimenti, io ne ho fatti i labirinti io. Vediamo, ecco qua, vedo già l'uscita, è un buon segno. Qua, eh sì, abbastanza difficile. Perché non è intuitivo. Devi totalmente andare a caso. Su, no, su spero. Ah, vabbè, finché sono qua ci arrivo. Ma, vedete che già comincio a non capirci niente. Mi sa che devo andare giù, o qualcosa di simile. No. Oh sì. No, no, sono bloccato. Difficile questo qua, difficile. Mi sa che non è la direzione giusta. Com'è che ho preso questa? No. Oh, non lo so, Se fosse facile, l'avrei già fatto. Una via alternativa. Ah, ce n'era una sotto, non l'avevo trovata. Ora sì che diventano semplici le cose. Eh sì, vabbè. Giù. Adesso, se non sbaglio. No, non posso andare su. Quasi, 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 quasi. Qua, qua, su. Oh, finalmente, mezz'ora per farlo. Vediamo un po' chi è questo qua. Congratulazioni. Hai fatto tutte le challenge? Sì, sono io, il mercante. Quello di prima. Tutto ciò fino adesso era un test per vedere se eri bravo. Ma se vuoi andartene, sei libero di andare. Se vuoi continuare, vieni con me. No, prossimo episodio. Prossimo episodio. È durato pochetto perché se no non dura niente questa serie. È cortino, quindi non posso durare di più anche per renderlo più atteso. Comunque ci vediamo al prossimo episodio e ciao a tutti.